crediamo che questa ipotesi di intervento sia un'ipotesi un po' paradigmatica di una possibilità di sviluppo della città di Arezzo che sostanzialmente non ci interessa. Come avete visto, oggi nel titolo non è citata la questione specifica, non è citata la questione variante per il centro parrocchiale, perché crediamo proprio che il tema, ora non lo potremo sviscerare oggi necessariamente, però crediamo che il tema non sia la questione di quel singolo intervento, ma sia che cosa vogliamo per quell'area, che è molto rappresentativa di quello che vogliamo per la città. Quindi ci è sembrato veramente fondamentale anche mobilitarsi in una maniera faticosa, devo dire, perché non è semplice entrare nel merito delle cose, cercare anche di tenere l'attenzione viva sui problemi che ci circondano, però ci è sembrato fondamentale proprio per questo. Quell'area non è solo una cartolina, cioè è una cartolina, ma è una cartolina, il fatto che la consideriamo una cartolina vuol dire che racchiude una sintesi di quello che è un'identità importante per noi della nostra città, una città della Toscana meridionale con tutti i dati positivi di questo, con la connotazione di un passato agricolo importantissimo, che oltre ad aver avuto un valore economico ha avuto un valore territoriale nel senso più ampio del termine fondamentale. Ha connotato la nostra cultura, ma ha connotato anche il nostro territorio, lasciandoci per fortuna in eredità una città che da alcune parti questa situazione non l'ha potuta conservare, non la doveva forse nemmeno conservare, però da quel lato della città è stata conservata, un po' per caso, un po' e molto per scelta. La scelta dove sta fondamentalmente? Sta in uno strumento urbanistico che noi rivendichiamo fortemente, che è il piano strutturale, che è stato frutto di una riflessione molto lunga, tecnica in primis, e questo lo rivendico perché credo che le cose non sono nate a caso, ci sono stati i fiori urbanisti che hanno ragionato sul valore di quell'area, che era sì sottoposta a vincolo dal Ministero, cioè questo ci interessa ma fino a un certo punto, perché sappiamo tutti che i vincoli ci sono e come ci sono possono essere tolti o superati, ma quello che ci interessa veramente è il fatto che questa città attraverso il piano strutturale ha scelto attraverso un percorso lungo, cioè tecnico ma anche democratico, perché con il piano strutturale sappiamo tutti che passa tutta una serie di fasi anche di confronto con la cittadinanza, con le categorie ma anche con i cittadini qualunque essi siano. È stato scelto di mantenere quell'area così come la vediamo oggi, cioè un'area agricola che noi riteniamo non degradata, come invece da qualche parte sinceramente in maniera un po' particolare è stata evidenziata e connotata, anzi un'area agricola di grandissimo valore proprio perché lì il tessuto agricolo è rimasto tal quale quello che è stato fino dal Medioevo ad oggi, ha diretto contatto con la zona urbanizzata, in un connubio, una vicinanza che sinceramente credo il mondo intero ci possa invidiare. Ripeto, non è una questione estetizzante, estetica e basta, è una questione di qualità della vita, è una questione di modello di sviluppo. So che non è un tema, diciamo, forse così sempre condiviso e sul piatto della discussione in questo momento, però noi vorremmo invece tornare a discuterne sopra. Il piano strutturale crediamo sia uno strumento estremamente importante per la democrazia di una città e per la gestione delle risorse, compreso il territorio di una città. Questa scelta di questo intervento va a modificare drasticamente quello strumento, quelle scelte. Torno a dire, non è l'intervento comunque impattante, ma diciamoci chiaro, perché io tutte le volte lo ridico, si parla delle cubature, delle superfici dell'S lunga, perché avevo un'unità di misura che ci sembra tangibile, trasportate in quell'area, quindi di per sé non è una cosa da poco. Ma la cosa che più ci sembra veramente pericolosa è che ovviamente sbloccare ad altro uso quel territorio, quel pezzetto, anche se una singola parcella di quel territorio, significa lasciare ovviamente aperta la strada a un cambiamento drastico di utilizzo di tutta quell'area. Questo non ce lo possiamo permettere sostanzialmente, non ce lo possiamo permettere come scelta, ripeto, politica e di qualità della vita e del territorio che ci circonda, e non ce lo possiamo permettere perché
non ci nascondiamo che questo progetto oltretutto non affronta tutta una serie di nodi, cioè tutto ciò di cui ci dovrebbe essere bisogno nel caso in cui quell'intervento fosse fatto. È chiaro che un intervento del genere non può prevedere il mantenimento della viabilità attuale e tutta una serie di altre considerazioni che onestamente ad oggi sono molto poco esplicitate. Di questo poi probabilmente c'è chi parlerà meglio di me. Fondamentalmente, ecco, le motivazioni, non sto a entrare nei dettagli perché ne parleremo magari dopo, chi ha bisogno di chiarimenti specifici ovviamente li può chiedere. Noi ci stiamo veramente dedicando in maniera molto seria e approfondita a andare anche dentro alla documentazione tecnica per capire anche come offrire anche delle altre chiavi di lettura. C'è un altro problema da questo punto di vista. Questo intervento è stato dichiarato un intervento dal comune stesso, quindi dal nucleo di valutazione del comune di Arezzo, un intervento che ha bisogno di approfondimenti seri sul piano ambientale, cioè di una valutazione ambientale strategica. Questo ci trova molto d'accordo, l'avevamo anche richiesta con una lettera per i valori che può avere, però quindi siamo molto contenti che il comune stesso abbia fatto questa scelta. Ciò che ci preoccupa molto è un'altra cosa, è una modalità di procedura che sappiamo, diciamo, essere probabilmente legittima dal punto di vista della normativa, su questo poi si potrebbe discutere, però che è quella di fare questi percorsi di valutazione ambientale strategica utilizzando come supporto tecnico le perizie degli stessi tecnici della parte in causa, vale a dire di chi richiede questi interventi di varianti. Voi capite bene che se io, che sono un biologo, vengo pagato da una committente, sarà difficile che comunque quella deontologia professionale garantita, quindi non andrò a raccontare il falso sicuramente, però è evidente che se io devo fare una perizia che giudica il mio operato in qualche modo, sarò comunque necessariamente diciamo condizionata, mettiamo così, nel lavoro che andrò a proporre. Allora, questa lo dico perché è una cosa su cui credo dobbiamo ragionare seriamente, al di là che legalmente sia legittimo o meno, questa è anche una scelta politica di un ente locale, cioè se avere gli strumenti che mi permettono di fare delle valutazioni sull'impatto ambientale effettivamente efficaci, oppure trovare questa soluzione che, ripeto, non voglio discutere sulla legalità o meno, è comunque politicamente, secondo noi, non una garanzia di quello che vorremmo. Io ringrazio anche i candidati che sono presenti oggi, perché l'ultima cosa che voglio dire è questa: noi vorremmo che scelte di questo genere da ora in poi fossero oggetto di momenti di confronto aperto nella cittadinanza, che non vuol dire necessariamente un'assemblea ogni volta, però vuol dire anche riportare le scelte strategiche della nostra città in un confronto molto, diciamo, civile, perché nessuno ovviamente si sta mettendo a fare chissà quali operazioni di barricata, però un confronto civile che permette a tutti, ai cittadini e a chi ci dovrà rappresentare, di prendere delle decisioni frutto di un percorso democratico.